Una vera e propria discarica a cielo aperto, alla vista di tutti, in pieno centro abitato, a pochi passi dalla statale 18 e soprattutto di un istituto scolastico. E quanto si è venuta a formare nei pressi dell'Agraria e località Pali a Sapri. Una situazione che va avanti da almeno un mese, ma che ora è diventata una vera e propria emergenza di chiara evidenza e non più differibile, tanto che le foto hanno cominciato a girare con insistenza sui social, riportando lo sdegno di alcuni cittadini. Non solo sacchi, plastiche, indifferenziato, ma anche in come materassi, lavabi ed elettrodomestici come TV e frigoriferi fanno cattiva mostra di sé proprio vicino ad una scuola superiore frequentata da numerosi ragazzi. Questi abbandoni sono frutto di vandali e incivili che continuano a deturpare il paese, ha detto il sindaco Antonio Gentile. Noi stiamo già provvedendo ad individuare alcuni dei responsabili perché abbiamo anche delle immagini. Intanto sul fronte della pulizia dell'area Gentile ha aggiunto: abbiamo sistemato le procedure, ovviamente il ritiro è stato organizzato rispettando le normative perché non è che il rifiuto viene abbandonato e si può rimuovere all'istante. Abbiamo seguito i vari adempimenti e domani avvieremo le procedure di rimozione. Il primo cittadino coglie l'occasione per chiedere maggiore collaborazione alla cittadinanza perché questi comportamenti, ha detto, si trasformano in nuovi costi che ricadono su tutti quanti. Oltre a compiere un reato contro l'ambiente, ha detto, così si fa un danno anche ai cittadini onesti, oltre che a se stessi. Dovremmo avere in collegamento telefonico il sindaco di Sapri, Antonio Gentile. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora abbiamo appena visto, è andato appena in onda il servizio sulla discarica che c'era vicino all'istituto agrario. Diciamo, sindaco, come si può risolvere questo problema o quantomeno arginarlo? Allora, buongiorno. In merito a quella discarica abusiva, oggi veniva rimosso tutto il materiale, purtroppo tutti i rifiuti abbandonati. Purtroppo abbiamo delle procedure da rispettare, delle procedure che impone la legge per quanto riguarda il trattamento di questi rifiuti e abbiamo dovuto attivare tutti i canali. Noi stiamo cercando di contrastare in tutti i modi, abbiamo installato nuove telecamere sul territorio comunale. A giorni cercheremo di implementare il servizio e di portare poi nei prossimi consigli comunali anche una nuova regolamentazione. Scusi un attimo, sindaco, non la sento, se possiamo sistemare l'audio qui. Pronto, io la sento. Sì, prego sindaco, prego, continui. Allora, dicevo che oggi verranno rimossi quei rifiuti abbandonati in località Pali. Sì. Purtroppo abbiamo dovuto aspettare qualche giorno perché c'era da rispettare quelle che sono le procedure previste dalla norma per l'abbandono dei rifiuti e per il ritiro degli stessi. È un fenomeno purtroppo che è costante, cerchiamo di contrastarlo, abbiamo anche iniziato la copertura con la videosorveglianza della città, ma è evidente che senza una collaborazione da parte dei cittadini per contrastare questi incivili che continuano ad abbandonare i rifiuti diventa difficile. C'è bisogno della collaborazione di tutti, anche perché queste operazioni hanno poi anche dei risvolti su quelli che sono i costi del servizio, dei costi indiretti che aumentano di fatto la tassazione ai cittadini che conferiscono con coscienza e per bene secondo quelle che sono le regole della raccolta differenziata. Guarda, noi abbiamo un servizio abbastanza evoluto di raccolta differenziata, c'è anche la prenotazione per quanto riguarda gli ingombranti, non capiamo perché ancora si continua ad abbandonare rischiando di essere poi individuati, così come già abbiamo avviato sull'abbandono di Via Pale, abbiamo delle segnalazioni, abbiamo dei riscontri da parte di alcune fototrappole. Ecco sindaco, scusi, a proposito di questo, proprio quanto lei dice anche nel servizio, lei dice che sono stati individuati alcuni incivili che comunque lasciano e gettano rifiuti, a questo punto ci sarà il pugno duro da parte del comune. Ma è ovvio che la tolleranza è zero sull'abbandono dei rifiuti, sono dei criminali contro l'ambiente e per questi motivi ovviamente sono da contrastare. Il Corpo di Polizia Municipale sta facendo tutte le indagini, abbiamo dei riscontri da parte di immagini delle nostre fototrappole, quindi sicuramente qualche incivile verrà individuato e sanzionato come da norma. Va bene sindaco, quindi aspettiamo la comunicazione da parte del comune su questi incivili, perché sì, ma delle comunicazioni che arrivano molte volte bisogna darla, ma soprattutto per l'immagine del paese.
Sì, ovviamente non solo l'immagine, ma anche quello che è il rispetto per l'ambiente. Non è una questione di immagine soltanto, è una questione di rispetto verso tutti e soprattutto verso l'ambiente. Queste sono operazioni da me di routine. Qualche volta anche noi dai canali social abbiamo pubblicato delle immagini, dei video di abbandoni di persone prese dalle nostre telecamere mentre che abbandonavano dei rifiuti. Non sempre ci si dà la pubblicità adeguata, ma sono delle operazioni continue e quotidiane che il Corpo di Comando Municipale porta avanti. Bene, Sindaco. Allora adesso spostiamoci su un altro argomento, sulla piazza Plebiscito. Diciamo che nei mesi scorsi c'erano state varie disquisizioni sulla piazza, adesso è stata appaltata. Com'è la reazione? Qual è stata la reazione dei commercianti? Diciamo, si è raggiunto un accordo per quanto riguarda i parcheggi, per quanto riguarda i dehors, gli allestimenti vari che dovranno essere fatti appunto dai commercianti che lì hanno delle attività? Ma guardi, il Comune ha preso già dei contatti in passato dando seguito a quelle che erano anche le istanze che abbiamo avuto con i portatori di interesse dell'area. Per quanto riguarda i parcheggi, la Giunta Municipale ha fatto delle delibere dove garantiva la possibilità di parcheggi, come dovevano essere disciplinati i posti auto per i parcheggi. Per quanto riguarda i dehors, anche abbiamo approvato le tipologie, sono all'esame della sovrintendenza per l'approvazione della tipologia, quindi non vedo in questo momento una polemica, è un'opera pubblica importante per la nostra città che continuiamo a portare avanti. Ovviamente tutte le operazioni devono andare nel migliore dei modi, garantiamo quelli che sono gli esercizi commerciali nelle loro funzioni, ed è un'opera che interessa l'intera collettività. Non capisco molte volte le polemiche sterili che nascono su questa vicenda. Beh, polemiche forse perché in alcuni casi forse c'è una mancanza di comunicazione, probabilmente arrivano notizie diverse e discordanti, forse per questo, Sindaco. Ma la pubblica amministrazione parla per atti amministrativi, non parla per nei mercati o per strada davanti ai bar. Non so le comunicazioni distorte che arrivano probabilmente agli operatori dell'area. Noi abbiamo prodotto degli atti amministrativi che sono delibere di giunta che vanno incontro a quelle che erano le loro esigenze, e a questo punto la pubblica amministrazione ha parlato. Non vedo quali siano poi gli altri elementi di discordia su un'opera che, ripeto, è di interesse per l'intera collettività. Certo, una riqualificazione comunque dell'intera piazza che potrebbe fare il bene sia dei commercianti della piazza sia comunque dell'intera cittadina. Ma spostiamoci su un altro argomento, Sindaco, un argomento molto caro al Sapre e comunque a tutti i comuni rivieraschi. In alcuni casi è successo che dai rilevamenti ARPAC alcune zone di Sapri sono risultate non balneabili. Perché accade questo, Sindaco? Come mai succede? E dopo pochi giorni poi arriva comunque la smentita, diciamo che le acque sono di nuovo balneabili. Sì, in effetti i campionamenti dell'ARPAC sono previsti da un regolamento e sono pubblicati inizio stagione, quindi sono dei campionamenti di routine. Noi non abbiamo riscontrato, e questa è la parte importante che ci terrei a comunicare, dei danni o dei disservizi all'impianto di depurazione e alla condotta sottomarina, quindi queste problematiche non sono da imputare alle opere che trattano la depurazione delle acque. E ovviamente è capitato soprattutto in concomitanza di eventi climatici avversi, quando ci sono delle piogge. Ricordiamo che Sapri ha anche un impluvio di tutti quelli che sono le zone a monte, e continueranno le indagini per controllare eventuali sversamenti abusivi all'interno di quelle che sono le aste torrentizie, però non ci sono degli elementi tecnici che ci permettono di imputare la causa direttamente ad un problema ben definito, ovvero quello dell'impianto di depurazione. Noi sappiamo che il nostro impianto di depurazione è tenuto in modo impeccabile da Consac, funziona benissimo, non ha avuto disservizi. Purtroppo è capitato che il campionamento è stato effettuato anche in quel caso a ridosso di una pioggia che arrivava dopo un'estate senza alcun tipo di evento atmosferico.
e si è verificato il campionamento negativo, ma a dimostrare che si trattava anche di un problema spot ben individuato era la non balneabilità solo in una delle spiagge, non su tutta le spiagge della città. Diciamo... Ovviamente l'attenzione deve restare alta, noi cerchiamo di individuare le cause e abbiamo candidato anche ulteriori progetti a finanziamento per il completamento dell'ultimo lotto fognario per cercare di aumentare ancora di più quella che è l'efficienza del nostro sistema di depurazione. Quindi sindaco, dicevo, dato che comunque più o meno il tratto che in alcuni periodi risulta non balneabile è sempre lo stesso, c'è la possibilità... No, non è sempre lo stesso, attenzione, questa volta diciamo l'area non è sempre la stessa rispetto ad un altro, ecco. Anche se i punti lungomare, i punti di campionamento lungomare, il punto di campionamento Santa Croce distano da loro non meno di 50 metri, non è risultato essere non balneabile, non è risultato essere non balneabile la stessa zona. Quindi era un evento spot in quel preciso punto in quel giorno. Poi ovviamente l'ARPA ha rifatto i campionamenti e la qualità dell'acqua è risultata eccellente di nuovo. Ecco, però dato che diciamo quest'area è un'area anche abbastanza importante, perché se non sbaglio lì ci sta la spiaggia, è stata destinata ai bambini, è possibile che ci sia uno sversamento illegale, diciamo, dei reflui in quell'area? Dato che lei si dice che il depuratore comunque è funzionante perfettamente. Noi continuiamo a fare i controlli all'interno delle aste torrentizie e non ci risultano sversamenti non autorizzati in quel canale, in quel torrente. Almeno per quanto riguarda il nostro territorio comunale. Poi dobbiamo continuare, in questo andremo a lavorare anche insieme ad altre amministrazioni per cercare di lavorare, ecco, insieme affinché le problematiche ambientali in toto vengano risolte. Ci faremo anche in questo caso promotori insieme agli amici colleghi degli altri comuni soprattutto quelli vicinori, per cercare di contrastare eventi di questo tipo. Che anche questo può essere considerato come un evento criminoso, come chi butta, getta spazzatura in mezzo alla strada. Chi sversa nel mare, chi certo. Non conferisce rifiuti, ovviamente sono dei crimini contro l'ambiente, oltre ad arrecare potenziali danni alla salute umana. Quindi come tali vanno contrastati, la normativa vigente è ben chiara e continuiamo a fare le operazioni di questo tipo, sia di prevenzione ma anche di controllo e sanzioni. Bene sindaco, adesso parliamo di un ultimo argomento che tiene banco ormai da 5-6 giorni della politica nazionale di Renzi, che ha lasciato il Partito Democratico. Ecco, noi sappiamo che lei è un rappresentante locale, non solo, anche provinciale del Partito Democratico, molto amico di Renzi. Qual è la sua posizione ad oggi rispetto alla decisione adottata da Renzi? Guardi, la mia vicinanza storica a Renzi, al movimento vicino a Renzi è conosciuta a tutti. Nasco politicamente condividendo in pieno quelle che sono e sono stati gli obiettivi della politica nazionale fissata da Matteo Renzi. In questo non significa qual è la mia posizione, noi andremo a capire. Io attualmente sono un iscritto del Partito Democratico, sono componente della segreteria provinciale del Partito Democratico, oltre ad essere in direzione provinciale e regionale. Non ho inviato dimissioni di sorta, quindi a tutti gli effetti oggi sono nel Partito Democratico. Ovviamente guardo con attenzione tutti gli scenari politici nazionali, come giusto che sia, così come valuto anche, diciamo, sto cercando di capire, così come tutti stiamo cercando di capire, quelle che sono le iniziative che cercherà di portare avanti Italia Viva. Attualmente però la notizia è questa: non sono un fuoriuscito del Partito Democratico e sono ancora un dirigente del Partito Provinciale Regionale. Questa domanda ovviamente, sindaco, nasce, diciamo, da ormai è tutto social, è tutto sul web, dai suoi post, dai suoi stati, dove lei dice sempre dalla stessa parte con Matteo Renzi, quindi per questa la sempre domanda... Sempre dalla stessa parte, certo, sono sempre dalla stessa parte, così come Matteo Renzi è sempre stato dalla stessa parte. Gli ideali politici, ripeto, che sono alla base del nostro rapporto politico, restano ben saldi. Oggi dobbiamo capire un po' come varieranno gli scenari.
Ieri si è iscritta al Partito Democratico Beatrice Lorenzini, quindi diciamo il partito a vocazione maggioritaria c'è sempre o non c'è, però sono degli scenari nazionali, dobbiamo capirli per bene. La politica, ecco, non si lavora sui social, non si fa sui social, e sicuramente vanno valutate tutte le possibilità. Certo, proprio per questo la politica non si fa sui social, noi l'abbiamo contattata, abbiamo chiesto un suo intervento per capire bene, per chiarire bene la posizione. Quindi aspettiamo, vediamo, lei ovviamente nel momento in cui deciderà sul da farsi, ovviamente ce lo comunicherà, vero sindaco? Ma comunicherò a voi, ma innanzitutto comunicherò con il mio partito. I passaggi istituzionali sono sempre importanti, ci sono delle regole che sono quelle del buonsenso anche in politica, e per un dirigente di partito innanzitutto si parla con il proprio segretario, che nel mio caso è Luciano, nel caso del partito provinciale, quindi io ho un ottimo rapporto con il mio segretario provinciale, con Piero De Luca, che ci segue da un punto di vista parlamentare. Continuiamo a lavorare insieme, non ci sono problematiche. Non so, ovviamente la notizia di un mio possibile passaggio può allettare, diciamo, quelle che sono altre posizioni politiche territoriali, però mi dispiace, ma in questo momento resto il dirigente del partito. Va bene, ok, la ringraziamo sindaco per aver accettato il nostro invito, le auguriamo buon lavoro e alla prossima quando vorrà. Grazie, buon lavoro a voi, a disposizione sempre. Grazie sindaco, buona giornata. Buona giornata. Bene, la rassegna stampa per oggi termina qui, l'appuntamento come al solito è per domani mattina. Buon proseguimento di giornata.